24 luglio 2021 nella Sala del Leone di via Garibaldi a Pietrasanta è in corso l'inaugurazione del secondo atto della rassegna Artisti a Pietrasanta, una rassegna ideata, promossa e organizzata da Toscana Cultura. Qui accanto a me c'è la presidente Lucia Raveggi. Si tratta di un poker di mostre che hanno avuto inizio lo scorso sabato, si protrarranno con la prossima inaugurazione di sabato 31 luglio e poi sabato 7 agosto gran finale con la quarta inaugurazione. Questa rassegna, come la precedente, ha consentito a 20 artisti, soci artisti dell'Associazione Toscana Cultura, pittori, scultori, fotografi, incisori, di poter accedere a uno spazio espositivo elegantissimo gestito dall'amministrazione comunale Pietrasanta e concesso a Toscana Cultura in virtù di una collaborazione che si protrarrà per tutto il mese di luglio e il mese d'agosto. E quindi merito di Lucia Raveggi nel suo lavoro di ricerca spasmodica di spazi importanti per i soci artisti di Toscana Cultura è riuscita a centrare un obiettivo importante, perché Pietrasanta ormai da anni è stata definita tanti anni fa dal professor Paolucci la piccola Atene e oggi è considerata la capitale italiana dell'arte. È una città cosmopolita dove si possono incontrare artisti e visitatori provenienti da tutto il mondo. Per questo è una grandissima opportunità per gli artisti di Toscana Cultura poter accedere a questa galleria e poter proporre per un'intera settimana le proprie opere al pubblico internazionale di Pietrasanta. Dopo questo lungo preambolo lascio la parola a Lucia Raveggi per gli inviti ai nostri telespettatori a venire a visitare la mostra. Ci ricorderà gli orari d'apertura, che soprattutto in questo periodo estivo sono quelli serali, perché molto pubblico proviene dalle coste della Versilia a cercare refrigerio non solo per il corpo ma anche per lo spirito nelle strade di Pietrasanta, dove ci sono ben 42 mostre d'arte. Un ringraziamento particolare va all'amministrazione comunale, alla signora Valentina Fogher che ci ha dato l'opportunità di esporre in questo bellissimo spazio espositivo, la Sala San Leone, nel pieno centro di Pietrasanta, e a Rino Giannini, che è uno scultore famoso di marmo di Pietrasanta, che ci ha potuto aiutare a cercare questo spazio espositivo tramite il comune. E un grazie a tutti gli artisti partecipanti, che sono 18 artisti con due opere ciascun artista. L'orario d'apertura è dalle 21 alle 24 e tutti i giorni vi aspetto per visitare questa bellissima mostra. E le prossime mostre, le altre due mostre saranno dal 31 al 7 di agosto e dal 7 al 16. La dottoressa Valentina Fogher degli istituti culturali del comune di Pietrasanta ha portato il saluto dell'amministrazione comunale e ha dimostrato con la sua presenza di aver seguito, oltre che con professionalità, anche con amore, questa rassegna che sta portando in Versilia artisti
in buona parte inediti grazie alla disponibilità di questo ampio e elegante spazio espositivo comunale che appunto consente all'Associazione Toscana Cultura ogni settimana per 4 settimane di proporre un ampio ventaglio di artisti con le loro opere, le più variegate. Come vedete qui abbiamo la scultura, la fotografia, la pittura, l'illustrazione, e insomma una proposta variegata che troverà senz'altro il consenso dei tantissimi visitatori che in questi giorni estivi pullulano soprattutto nelle ore serali nelle strade del centro storico di Pietrasanta. Siamo onorati di avere qui l'esposizione dell'Associazione Toscana Cultura nella Sala del San Leone a Pietrasanta. Energia creativa che continua a fluire in un luogo dove l'arte è il nostro pane quotidiano. Dalla pittura, alla scultura, alle installazioni, alla fotografia, e ora in questi giorni abbiamo anche il Festival della Musica, tutte le arti si fondono e quindi siamo veramente felici di avere nuovi artisti ogni settimana che ci comunicano con le loro opere un nuovo messaggio di speranza e di fiducia in questo momento così difficile. Grazie. Si conclude qui il servizio realizzato sabato 24 luglio 2021 nella Sala del Leone di Via Garibaldi a Pietrasanta. Si tratta della seconda mostra della rassegna Artisti a Pietrasanta, patrocinata dal Comune di Pietrasanta e promossa e organizzata dall'Associazione Toscana Cultura. Vi ricordo gli artisti che espongono da oggi fino al prossimo 31 luglio. Gli orari di visita con ingresso libero li ha già ricordati Lucia Raveggi, ma li ricorda i nostri telespettatori. Tutti i giorni dalle 21 alle 24 espongono Giovanna Asto, Davide Berti, Giuliana Bertieri, Franco Cappelli, Stefano Donati, Federica Garzella, Roberto Loreto, Elena Migliorini, Paolo Morandi, Angelo Marongiu, Ivana Nicolai, Paola Parri, Luca Piranensi, Claudio Secciani, Lorenzo Sensi, Maria Paola Spadolini, Simona Terziani e Francesca Ulivelli.